ben ritrovati sul mio canale. Purtroppo ho da darvi una brutta notizia: il mio papà è andato via, non ce l'ha fatta. Ha lottato fino all'ultimo contro questa malattia terribile, però insomma, alla fine devo dire che per tutti noi è stato quasi un sollievo perché soffriva veramente tanto e vederlo così era brutto, era brutto. Ho passato quest'ultimo mese praticamente più all'hospice che a casa e ovviamente avendo una famiglia e dei figli siamo stati un po' tutti sotto sopra, un po' tutti impegnati, ognuno a fare qualcosa insomma di utile per la situazione. E quindi, come potete immaginare, ho accumulato cose perché comunque io non smetto mai di fare acquisti, anche se ne ho fatti sicuramente meno. Però qualcuno l'ho fa fatto perché avevo veramente bisogno di, così, di spostare la mia attenzione su qualcos'altro ogni tanto, perché sennò era veramente troppo, troppo pesante. E quindi ora mi trovo con tante cose, devo dire la verità, alcune non so nemmeno se ve le ho già mostrate oppure no, quindi devo un po' rimettere mano a tutto e insomma capire cosa devo fare. Ho pensato di registrare, siccome stamattina sono da sola. E, ho pensato di registrare qualche video uno dietro l'altro, approfitto, vi mostro alcune cose, ovviamente non le ho provate, tante cose le ho soltanto guardate così, ma non ho avuto modo e tempo di metterle alla prova. Però insomma almeno mi lascio alcuni video sul canale, non lo lascio abbandonato a se stesso, così arriviamo fino a Natale. Ho anche, pensate che ho anche i calendari dell'avvento, quello di Cult Beauty, che voi sapete quanto costa, e quello di Look Fantastic. Pensavo di aprirli, ce l'ho ad ottobre praticamente, pensavo di aprirli con voi subito e alla fine siamo arrivati a cos'è oggi, 12 dicembre, e sono lì che aspettano. Pazienza, è andata così, ci sono state cose più importanti a cui pensare, niente, è così, io penso sia meglio non dirvi insomma altre parole su questa cosa. Chi l'ha vissuta sicuramente potrà capire cosa vuol dire sentirsi orfano di un genitore. È qualcosa di veramente incomprensibile, non so. Ora sono in quella fase di shock ancora. Dal momento in cui l'ho saputo ad ora. Non lo so, è come. È strano. È come se non fosse successo, è come non crederci, è come essere protetti da qualcosa, da un muro, da un velo rispetto a quello che è successo. E sono sicura che tra qualche giorno mi ritroverò un po', insomma, in crisi, giustamente, perché devo anche accettare questa cosa. E comunque sì, è veramente difficile sentirsi. Noi siamo una famiglia di quattro persone e ora devo pensare alla mia famiglia di tre persone. Siamo rimasti solo mia mamma e mio fratello io, quindi è una situazione nuova alla quale bisogna abituarsi e vabbè, niente, è così. È così, quindi niente, oggi cerco di insomma di fare qualcosina, così almeno qualche video, così almeno siamo insieme, insomma. E ne ho bisogno anche di questo. Allora, vi faccio vedere in questo video le confezioni di regalo che avevo preso di Pupa tempo fa. Le avevo prese, mi pare, con uno sconto. Sì, mi sembra che c'era lo sconto sulle novità o con il Black Friday, non mi ricordo. E comunque ho scelto, come sempre, come faccio sempre tutti gli anni, le confezioni che mi piacevano di più. E quindi vi mostro questo. Sapete che ho anche una passione per le pochette, quindi ho scelto non solo i prodotti, ma anche le pochette che mi piacevano di più. Ho preso questo, che ovviamente è una pochette viola con questi due prodotti. Questa qui è la mousse detergente struccante viso e il Pupa Vamp Sexy Lashes, che è uno dei mascara che mi piace di più. Ve lo faccio vedere anche dentro. Pochette molle, questo materiale che sembra anche impermeabile con il suo cordino,
e dentro tutto ben impacchettato troviamo la mousse detergente. Queste mousse durano un sacco di tempo, è da 100 ml, e poi il mascara, questo, il Sexy Lash, se me l'avete già visto usare tante volte, perché ce l'ho da quando è uscito, che ce l'ho e mi piace molto. Poi ho preso sempre viola, questo cofanetto con questi due smalti, allora questo qui, guardate che carina, è una pochette piccolina, sempre come l'altra, con il suo cordino, tutto impacchettato. E abbiamo uno smalto profumato effetto gel, questo qua, sembra un madreperla, sembra. E questo invece che è sempre effetto gel, ma è, vedete, è, come si dice, rosa, nude. Magari si potranno usare anche insieme. Proverò. Poi mi piacciono tanto i packaging, carini. Poi ho preso questo cofanetto, e comunque vi dico che ci sono vari cofanetti, varie fragranze, insomma si può scegliere. Io ho preso questa, mi piaceva l'azzurro, e poi mi piaceva l'idea del latte. E la pochette è questa, perché questa è bella grande, azzurro e viola, poi stanno benissimo insieme. E qui troviamo questo latte doccia, latte di avena. Sentiamo il profumo. Ah, è sigillato. Però quel poco che sento uscire non sembra male. L'avena non è che ha un profumo che non è che mi faccia impazzire. Però insieme, tanto il latte doccia si usa. La pochette è molto carina, quindi insomma ho scelto questa. Poi devo raggiungere un importo, e quindi ho preso queste salvietine struccanti con mandorla, olio di mandorla, due campioncini. I campioncini di pupa sono sempre belli ricchi, contengono un bel po' di prodotto. Shampoo illuminante, maschera illuminante, perfetto, prodotti capelli che userò sicuramente. Poi cosa rimane? Questo, che è una cosa stupenda, guardate questa scatola di latta, quanto è bella, so già dove metterla. Ovviamente con questo motivo un po' orientale, è veramente bella, stupenda. Riesco ad aprirla, ecco. Che profumo che viene fuori. Questi sono, allora, Balinian Spa, sono quei prodotti un po' da spa, e c'è lo scrub salino e il crema doccia addolcente idratante. Esce fuori un profumo, quindi questo è il crema doccia 300 ml. No, guardate quanto è grande questo scrub, è tantissimo. Questo è 2 per, cos'è questa roba qua? 2 volte a settimana. Contenuto, quanto pesa? Scrub salino. 350 grammi, cioè è enorme. È enorme questo barattolo. Comunque il profumo è troppo buono.
Immagino quanto sia intenso se esce anche dei prodotti chiusi. Io spero che queste cose ci siano ancora, se mi interessano, non lo so, non ho controllato. Però penso che qualcosina sicuramente si trova, anche se non fosse questo, ma un'altra fragranza, un altro, insomma, un'altra variante di questo cofanetto, comunque penso che si trovi. Ed è bellissimo, bellissimo. Poi, ultimo cofanetto è questo. Facciamo un po' di ordine. Questo che avevo già preso l'anno scorso, però con un altro disegno, insomma. Questo qui, i fiori. Questo è i fiori. A me piacciono un sacco queste scatole di latta. E c'è dentro quest'acqua profumata. E questo latte doccia. Non ricordo. Royal Garden. È dolce. È molto buono. Profumo fiorito, però è dolce. Buono. Buono. Se riesco a capire di che fiore si tratta, ve lo scrivo qua sotto. Lo cerco e ve lo scrivo. Comunque sono proprio belle queste scatole di latta, si possono usare in tanti modi. Io per esempio le uso anche per tenere aghi, fili, per fare magari qualche riparazione. Tengo tutto quello che mi serve qua dentro, dentro queste scatole qua. Sono veramente comode. Questi erano i cofanetti. Ora vi faccio vedere la nuova collezione, nuova, nuova per modo di dire, la collezione è quella natalizia di Pupa. All'inizio non volevo prendere niente, poi mi sono fatta tentare. E ho preso l'illuminante viso. Non mi piacevano nemmeno tanto i packaging, non mi è sembrato niente di speciale. Però poi alla fine, facendo l'ordine di quelle cose, ho detto vabbè, prendiamo anche la collezione natalizia. E alla fine, beh, devo dire che sul sito non sembrava granché, ma dal vivo così non è male, con questi quadratini olografici. Carino. Illuminante, vabbè, niente di nuovo, insomma, siamo un po' sempre lì sugli stessi tipi di prodotto. È molto setoso e vellutato. Di solito gli illuminanti di Pupa sono anche, direi, discreti, non danno una luminosità che sembra venire proprio dalla pelle, non sono esagerati. Profumo, non sento niente. Poi, di questa collezione ho preso anche la palette, sempre fatta così. I colori sono questi. Che sono i miei colori del cuore, diciamo così. Bellissimo il viola e il rosa. Poi speriamo che si vedano. Che gli ombretti di Pupa sono sempre molto delicati, eh. Devo dire che non trovo mai una scrivenza così eccezionale. Però questa qua mi è sembrata carina. Poi, preso il rossetto della collezione. Rossetto colore estremo, labbra scenografiche con trattamento volumizzante. Ed è questo colore qui. Stavo mettendo, ma mi è sembrato un po' troppo forte come colore, un po' troppo acceso, non so, non è il momento. Però è bello, eh? È bello. È un fucsia, però secondo me ha anche una punta di viola. Bello, mi piace. E poi ho preso questa matita. Queste sono le solite multiplay, che si possono usare in tanti modi. Questo bel viola. Questo
si possono usare come ombretto, come eyeliner, come kajal, insomma. Bello, mi è piaciuto questo viola. E poi ho avuto il regalo, l'eyeliner. Eyeliner in penna, piccolino. E poi avevo preso anche uno di questi ombretti. Questo bellissimo viola, tanto per cambiare. Guardate che roba. Sembra anche duocromo, qualcosa del genere. Ci sarà da insistere un po', però il colore sembra, visto così, sembra molto bello. E basta. E questi erano stati i miei acquisti di Pupa per Natale. Adesso rimetto in ordine tutta questa confusione e procedo a mostrarvi altre cose. Quindi io vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, non mancate, vi mando un bacio. Ciao!